Buonasera a tutti. Ieri, 17 marzo, è stato il 159esimo anniversario dell'unificazione d'Italia, o meglio, della proclamazione del Regno d'Italia. E 9 anni fa, in occasione del 150esimo, con il nostro laboratorio teatrale scolastico ci eravamo interrogati su che cosa significasse essere italiano per noi. Ne erano uscite fuori diverse risposte e uno spettacolo teatrale nel quale recitava, partecipava una persona che ora non c'è più e alla quale in parte oggi voglio dedicare questa lettura. Ma non solo, pressappoco in quegli anni, sempre ragionando su che cosa significasse essere italiano, avevamo avuto il piacere di avere a scuola una scrittrice italiana, ma di origine somala, che si chiama Hijab Ashego. E anche a lei voglio dedicare questa lettura. Perché in questi giorni in cui sui nostri balconi sono riapparse le bandiere d'Italia, come accade quando gioca la nazionale, o come quando qualche disastro o qualche catastrofe ci si fa sentire improvvisamente legati a questa italianità. Proprio in questi giorni vorrei che ci domandassimo cosa significa essere italiani e cosa significa appartenere a un popolo, a una cultura, a delle radici. Vorrei che ci interrogassimo su questo senza dare risposte che siano scontate, banali e soprattutto considerando che sentirsi appartenere a qualcosa non significa escludere qualcos'altro. Ma lascio a voi la riflessione. Vi leggo un brano dal libro uscito nel 2010 di Hijab Ashego, intitolato La mia casa è dove sono. In un certo senso anche l'Italia è Babele. Qui ci sono passati tutti, arabi, normanni, francesi, austriaci. C'è passato Annibale, condottiero africano, con i suoi elefanti. Ecco perché molti italiani hanno la pelle scura, cantavano gli Alma Megretta. Ecco perché molti italiani hanno i capelli scuri. Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene. Essere italiani, a ben vedere, significa far parte di una frittura mista. Una frittura fatta di mescolanze e contaminazioni. In questa frittura io mi sento un calamaro molto condito. Che significa essere italiano per me? Una domanda che batteva come un viandante sconosciuto alla porta di casa. Io ho provato a scriverla una risposta. Essere italiano per me. Una risposta, poche righe. Qualche secondo per digitare sulla tastiera, ma non mi veniva in mente niente. Non avevo una risposta, ne avevo 100. Sono italiana, ma anche no. Sono somala, ma anche no. Un crocevia, uno svincolo, un casino, un mal di testa. Ero un animale in trappola, un essere condannato all'angoscia perenne. Essere italiano per me. Poi mi sono ricordata di un racconto di Karen Blixen. Lo avevo letto da adolescente in biblioteca. Mi aveva colpito il titolo Il primo racconto del cardinale. Ricordo che una signora chiedeva al cardinale: Ma tu chi sei? E a questa domanda, chi sei? Il cardinale ribatteva: Risponderò con una regola classica. Racconterò una storia. Era questa la chiave.
Era inutile cercare di riempire i punti di sospensione delle definizioni. Era una battaglia persa in partenza. Quei puntini ci avrebbero perseguitato per tutta la vita. Era meglio fare come il cardinale, provare a raccontare il percorso che si era fatto fino a quel momento e forse i percorsi di chi sentiamo veramente vicini. Io ho provato qui a raccontare brandelli della mia storia, dei miei percorsi, brandelli perché la memoria è selettiva, brandelli perché la memoria è come uno specchio frantumato. Non possiamo né dobbiamo rincollare i pezzi, non dobbiamo fare la bella copia, ordinarli, pulirli da ogni imperfezione. La memoria è uno scarabocchio. Mi sono concentrata sui primi 20 anni della mia vita perché sono stati 20 anni che hanno preparato il caos somalo, un caos che mi ha travolto fin da bambina e che ancora oggi continua a travolgermi. Ma sono stati anche i 20 anni in cui l'Italia è cambiata come non mai, da paese di emigranti a paese meta di immigrati. Dalla TV chioccia alla TV commerciale, dalla politica all'antipolitica, dal posto fisso al precariato. Io sono il frutto di questi caos intrecciati e la mia mappa è lo specchio di questi anni di cambiamenti. Non è una mappa coerente, è centro, ma anche periferia, è Roma, ma anche Mogadiscio, è Ijaba. Ma siete anche voi.